Termina con il Giulianova a prendersi gli applausi del Fadini tutto in piedi al termine di una gara che i giallorossi vincono in rimonta con merito e con largo punteggio di 4-1 sul Vasto Girardi. Riscatto doveva essere e riscatto è stato in casa giallorossa, con un Giulianova che si fatica a credere lo stesso di 7 giorni fa e che, sospinto dall'entusiasmo dei propri sostenitori che fanno quadrato intorno alla squadra, fa apparire meno terribile la matricola molisana, parsa oggi più vulnerabile del solito nonostante il vantaggio iniziale. La squadra di Federico Del Grosso è in palla fin dai primi minuti, quando Barlafante, tutto solo in velocità, si fa ipnotizzare da Caparro, che respinge con i piedi, sprecando così un'ottima occasione. Dopo l'avvio bruciante, il Giulianova però subisce il ritorno del Vasto Girardi, che mette i brividi ai giallorossi al 22esimo. Immobile Varsi pennella il cross dalla destra per la testa di Chiere Mateng, Di Piero si supera e respinge. Sulla ribattuta Ferrini salva sulla linea con la sfera che centra Petrone e schizza sulla traversa per poi carambolare sulla linea. Il direttore di gara, ben appostato, fa proseguire tra le timide proteste degli altomolisani, che colpiscono 4 minuti più tardi. Un giocatore del Giulianova rimane a terra lontano dall'azione e i giugliesi chiedono di buttare fuori la sfera, ma l'azione prosegue e Nazzari commette fallo su Varsi, rimediando anche il giallo. Sugli sviluppi del successivo calcio di punizione di Di Lullo, ancora una volta Di Piero è chiamato agli straordinari, ma l'estremo giallorosso nulla può sul tapin vincente di Nespoli, che porta in vantaggio gli ospiti tra le proteste dei giocatori giugliesi, che fanno capannello attorno al direttore di gara, che fatica a riportare la calma in campo. La reazione dei locali è immediata, ma non sortisce inizialmente l'effetto sperato, con Fioretti che al 31esimo si allunga ma non riesce ad agganciare e la sfera che lambisce il palo. Ancora Fioretti però al 36esimo recupera caparbiamente un buon pallone sulla tre quarti ed entra in area, contrastato da Lepore, va a terra e conquista il calcio di rigore che Suriano trasforma spiazzando Caparro e riportando il risultato in parità. Alla ripresa delle ostilità, pioggia battente e vento forte si abbattono sul Fadini, il terreno di gioco ne risente mentre i tifosi si riparano come possono. Il Giulianova, rinfrancato dal pari, completa la rimonta ed effettua il sorpasso. Al 5° Barlafante dalla destra pesca in area Suriano, che insacca alle spalle di Caparro per la doppietta personale. Il Vasto Girardi cala visibilmente rispetto ai primi 45 minuti e non riesce a mettere in mostra tutto il proprio potenziale offensivo. L'unica occasione prodotta al 16esimo è questa conclusione dal limite di Varsi, che termina sopra la traversa. È invece il Giulianova ad andare vicinissimo al terzo gol al 18esimo. Ancora Suriano mette in apprensione la difesa molisana, poi Barlafante in diagonale costringe Caparro alla deviazione sul palo con la sfera che termina fuori. È il preludio al 3-1 giallorosso, che si concretizza al 24esimo con un'azione personale del giovane 2001 Cipriani, che dalla sinistra si accentra e piazza il diagonale alle spalle di Caparro per poi lasciare il terreno di gioco tra gli applausi al 39esimo, sostituito da Forcini. Notte fonda per i molisani al 46esimo, quando un appannato Chiere Mateng commette fallo su Ferrini e rimedia il secondo giallo di giornata, lasciando i suoi in 10. E così, nel finale, il Giulianova cala il poker con un gran gol di Fazzini, con la sfera che centra il palo interno e si insacca in rete. Il Giulianova conquista così meritatamente 3 punti liberatori, che sono una vera e propria boccata d'ossigeno per i giallorossi, e riceve il tributo del Fadini, in attesa di mostrare lo stesso volto anche in trasferta. Giornata da archiviare subito per il Vasto Girardi, che incassa la sconfitta più pesante dall'inizio della stagione. Mister Del Grosso, avevate chiesto una reazione, la reazione c'è stata, se c'è stato il faccia a faccia ha fatto bene. Sì, ci siamo un attimino guardati tutti in faccia, c'è stata una reazione molto, molto bella da parte della squadra oggi. Io conosco il valore di questa squadra, quindi ho sempre creduto in ognuno di loro, a differenza di tante altre persone. È una vittoria che dedichiamo a noi stessi, è una vittoria che dedico io ai ragazzi per i giorni passati, per i giorni difficili passati in queste settimane.
Si fa fatica a credere che è lo stesso Giulianova di domenica scorsa. Sì, purtroppo ecco, noi abbiamo avuto fino ad ora due volte, un Giulianova in casa e un Giulianova fuori casa. Sono sicuro però che dalla prossima trasferta questo tipo di atteggiamento non ci sarà più. Sicuramente è una reazione importantissima che la squadra ha avuto in un momento delicato che porta fiducia a tutto l'ambiente, oltre che tre punti pesanti. La fiducia io ho sempre avuto nei ragazzi, chi non ha avuto fiducia oggi purtroppo dovrà mangiarsi le dita delle mani, e questo è il calcio, è una volta a testa, una volta mangio la merda io, una volta la mangiano gli altri. Quindi... Ti riferisci a qualcuno in particolare? Ci rido su, non andiamo nei dettagli perché voglio riderci su stavolta. Mister, poi domenica prossima ci sarà un altro impegno importante, questa volta in trasferta dovrete dimostrare anche lì di essere una squadra diversa. Sì, sì, intanto godiamoci la vittoria di oggi, poi da martedì penseremo all'Avezzano. Poi penso che noi abbiamo disputato un bel primo tempo. Il primo tempo è stata una partita in cui noi abbiamo preso pure una traversa, c'è cioè un gol fantasma perché la palla ha oltrepassato la linea, dicono i ragazzi, quindi vieni fuori casa, crei 3-4 situazioni, puoi anche chiuderlo in vantaggio. Poi nel secondo tempo diciamo che non mi è piaciuto come abbiamo giocato, si poteva fare sicuramente meglio. È stato bravo il Giulianova a sfruttare dei nostri errori importanti e ha fatto proprio la partita. C'è stato un calo insomma, abbastanza evidente nel corso della ripresa, come mai? No, perché diciamo che i ragazzi quando siamo andati sotto 2-1 con la foga di recuperare, mancava ancora tanto tempo, abbiamo perso un po' gli equilibri, si poteva fare meglio, poi anche le entrate non ci hanno dato una mano, le sostituzioni non ci hanno dato una grossa mano come tante altre volte, quindi ci si sono unite le due cose. Un po' di frenesia nel cercare di recuperare il risultato, più sta situazione delle sostituzioni e quindi siamo andati molto ma molto peggio.